La Banca della Provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente. Buonasera, Macerata Economia torna ad occuparsi della domanda dei beni di consumo, che è un fattore più volte sottolineato importante nella economia di un paese. Questa sera il focus è sulla grande distribuzione ed il nostro gentile interlocutore è il dottor Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale Valdigenti, che è storico, che è uno dei più importanti, se non fra i più importanti della nostra provincia e anche delle province finitime. E poi, come al solito, la trasmissione si concluderà con l'intervento dalla sala operativa della Banca della Provincia di Macerata del dottor Locci, che ci aggiornerà sull'andamento settimanale dei mercati finanziari. Buongiorno dottor Tittarelli, io la ringrazio della sua ospitalità. Buongiorno. E volevo chiederle questo: ma vanno bene i supermercati? Perché ne vedo tanti proliferare, anche se, questa è la mia premessa, nonostante l'aumento certificato dall'Istat del potere di acquisto delle famiglie italiane e dei redditi, però il commercio, la domanda, i consumi sono rimasti sostanzialmente stabili. Ma intanto buongiorno e grazie dell'invito. Quello che, rispondendo alla sua domanda, le dico questo: il commercio non sta vivendo da un po' di tempo, direi oramai un gran momento, perché certo, poi i consumi sono contratti, sono abbastanza fermi. Ha toccato un punto focale lei, nel senso che nel nostro territorio si assiste in maniera abbastanza costante ad una crescita di offerte, nel senso di supermercati, di realtà commerciali anche importanti. Il perché è difficile spiegarlo, secondo me, nel senso che poi in un momento come questo, dove non è che ci sia, come accennavo prima, questo boom dei consumi, le operazioni come quelle sono abbastanza importanti, anche dal punto certo, impegnative, ecco, dal punto di vista economico. Evidentemente forse chi ha una storia alle spalle, chi ha fidelizzato negli anni la sua clientela come noi, riesce a tener botta in maniera migliore. Poi, per carità, sono un periodo difficile. Questo anche con politiche aggressive, non è il suo settore specifico, però questo anche con politiche aggressive sui costi, sulle offerte, sulla ricerca sempre di un punto di equilibrio più conveniente per il consumatore fra prezzo e qualità del prodotto. Certamente, quella è una politica essenziale oggi, nel senso che il cliente va conquistato non solo con il servizio, ma direi soprattutto in questo periodo anche con il prezzo. Quindi si assiste sempre di più da parte di tutte le realtà commerciali di un certo tipo a una ricerca dell'offerta. Io la chiamo discountizzazione, nel senso che prima... No, è un sillogismo esatto. Perché prima c'erano appunto l'hard discount e l'ipermercato, adesso anche gli ipermercati fanno delle politiche, come hanno sempre fatto peraltro, però in questo momento ancora di più, molto mirate a centrare l'obiettivo prezzo, l'offerta. Questo mi provoca una domanda, direttore. Cioè, ho letto che negli Stati Uniti d'America c'è una divarificazione, ci sarebbe una divarificazione fra il consumo delle classi meno ricche, meno abbienti, verso mercati, centri commerciali di livello modesto, e dei consumo invece delle classi più ricche che vanno verso centri commerciali di elite, e quindi chi è in mezzo è abbastanza schiacciato. Questo è un fenomeno che c'è qualche avvisaglia anche in Italia in questo senso? Non direi, nel senso che i centri commerciali in generale si rivolgono alla classe media,
cliente tipico, un cliente di una classe media. Ancora in Italia, nonostante stiamo cercando di fare di tutto affinché questo avvenga, non siamo a questi livelli, nel senso che ancora le gallerie commerciali hanno la loro bella clientela e quindi rappresentano soprattutto un punto di incontro sempre sociale, di più, sociale, certo. E le buone gestioni vanno a lavorare proprio su quello, parlo di buone gestioni di gallerie commerciali, di centri commerciali. Non è nostro compito, mio specifico, come quello degli altri miei colleghi, intervenire sulle politiche dei prezzi. Il nostro compito è quello di dare un contenuto non solo appunto commerciale a queste strutture, quindi un contenuto ludico, un contenuto che abbia interesse. D'ambienti, diciamo. D'ambienti, di legame con il territorio. Noi operiamo da anni con scuole elementari, con realtà culturali, sportive, sociali della zona. Quindi, sì, a me personalmente, lei c'ha ragione, per quanto riguarda me, fa piacere arrivare al centro commerciale, anche se ho qualche difficoltà nell'orientarmi, data anche l'età, però il vivere in un ambiente d'inverno caldo, sono un vecchietto, d'estate ventilato con l'aria condizionata, trovare gente, vedere i colori, sentire gli odori, no, dei supermercati, ecco, mi dà effettivamente un senso di soddisfazione. Allora, dopo 17 anni, che è stato inaugurato nel 1998 questo importante centro commerciale, il bilancio è positivo, soddisfacente. Il bilancio è sicuramente positivo, lei tenga conto che questa è una micro realtà, dico io, una realtà importante, dove ogni giorno vengono a lavorare più di 200 persone, quindi tutto sommato da 17 anni rappresentiamo, oltre che una opportunità per lo shopping, per gli acquisti, e dicevamo prima anche per altri motivi, no? Culturali, ludici, eccetera, eccetera, rappresentiamo anche un'entità nella quale c'è una risposta quotidiana anche ad alcuni bisogni lavorativi, parlo, no? Quindi c'è un gruppo. Quindi, ecco, peraltro la sua società si è recentemente occupata, sta gestendo anche il cuore dell'Adriatico, che è uno imponente, centro commerciale, certo, tra i più grossi, certo, penso, della Riviera Adriatica. Sì, ma direi anche del Centro Italia. Centro Italia. Tra i più grandi del Centro Italia. La mia società, che è Cogest Retail, è una società che appunto svolge attività di gestione centri commerciali. Sì. Quindi noi facciamo gli amministratori delle gallerie di questi centri, e in Italia abbiamo 44 realtà gestite, e nelle Marche, come faceva riferimento lei, gestiamo con molta soddisfazione. Certo, siete numeri imponenti. Sì. Comunque anche la galleria qui del centro commerciale Val di Chienti ha 50 negozi, quindi è veramente una possibilità di scelta enorme. Ma in tutto questo contesto, il vecchio commercio al dettaglio, come soffrirà sempre di più? Ma come la vede lei? Ma io vedo questo, che c'è una differenziazione tra centri commerciali e dettaglianti dei centri storici. Sì, ecco. Usiamo questo termine che poi li identifica. Alimentaristi che stanno sotto casa. Perché poi c'è un discorso di vicinato, che poi sta tornando, diciamo, anche la verità, abbastanza di moda. Nel senso che poi chi ha un negozio di alimentari, nella fattispecie, oppure anche di altre merceologie, vive anche di una specificità, sì, particolare, sì. No? Nei centri commerciali si trova, parlo soprattutto tutto, degli ipermercati, un po' tutto, il discorso generalista, chiaramente i negozi più piccoli o quelle che erano le botteghe alimentari di una volta possono offrire altri tipi di contenuto. Ecco, allora, per concludere, ringraziandolo ancora del tempo che ci ha dedicato, volevo chiederle, secondo lei, adesso le faccio una domanda impegnativa, la politica del governo, questa di, come dire, no, ad esempio l'aumento del reddito attraverso il bonus degli 80 euro, le agevolazioni, non so se ci sono fiscali, gli aiuti, tutto quello che viene fatto dal governo perché per stimolare il consumo, che come abbiamo detto all'inizio è fondamentale per uscire dalla recessione, è sufficiente o c'è ancora da fare molto? Beh, c'è sempre molto da fare. Domanda impegnativa. Esatto, soprattutto in periodi neri come questo, quindi non potremmo mai dire che siamo soddisfatti
non dobbiamo mai ritenerci soddisfatti proprio per un'azione buona di governo, di qualsiasi stimolo. governo sia di stimolo. Quello che aiuterebbe molto, sicuramente per un discorso di consumi, è la leva psicologica. Oggi non c'è giorno in cui non apriamo un giornale o accendiamo la TV e ascoltiamo un telegiornale dove ci sono notizie negative. Cioè oggi la negatività, diciamocelo, ha un impatto maggiore. Quasi si prova maggiore. Anche gusto a dare notizie e negative. Appunto, questo non aiuta, nel senso che questo poi... Questo senso masochistico degli italiani. Ma degli italiani e anche di chi poi propone queste notizie, sì, certo. Perché poi gli italiani le ascoltano. Ecco. Sì, sì, a questo. Ecco. La quindi questa cosa, capisce, non è che aiuti molto. In periodi dove ci sono storicamente cose legate a delle incertezze, i consumi si comprimono. Certo, l'attesa, no? Lei si occupa di economia, appunto. Quindi l'attesa è fondamentale. Esatto, nel quando invece c'è una sorta di tranquillità, tutto va meglio. Possiamo dire, per usare uno slogan conclusivo, che negli ultimi anni non abbiamo avuto una gran tranquillità. Quindi, di conseguenza. Infatti il consumatore, in forza del maggior reddito, del maggior potere di acquisto, che cosa sono aumentati? I risparmi, perché appunto, proprio, diceva lei, appunto. La paura del futuro, e questo gente, innesca una spirale perversa. Certo. Grazie della sua cortesia. Grazie a voi. Settimana da ricordare per i mercati finanziari. Il presidente della BCE, Mario Draghi, nella giornata di ieri ha annunciato un piano di quantitative easing per 60 miliardi di euro al mese, dal marzo 2015 fino al settembre 2016. Questo significa che la BCE potrà acquistare titoli governativi europei, investment grade, con durata dai 2 ai 30 anni, per un importo massimo non superiore al 33% del debito di ciascun paese e dal 25% della singola emissione. Draghi ha specificato che la decisione è stata presa a larga maggioranza e che gli acquisti potrebbero proseguire oltre il mese di settembre 2016, fino a quando l'inflazione non si riporterà a livelli ritenuti coerenti con i suoi obiettivi. Dal mese di luglio l'acquisto potrebbe aprirsi anche nei confronti di titoli greci, che per il momento rimangono fuori dal QE. I mercati accolgono positivamente la notizia. Il FTSE MIB si porta sopra i 20.000 punti e chiude la giornata con un più 0,80. Il DAX consolida sopra i 10.000 punti e chiude con un più 2%, Parigi con un più 1,90. Euro in rapida discesa, la divisa unica è scambiata a 1,12 contro il dollaro. Ricordiamo che a fine anno scambiava ancora sopra 1,20. Lo spread BTP Bund cala a quota 112, con il decennale italiano che si porta all'1,50% di rendimento ed il trentennale si porta al 2,70% di rendimento. Chiudiamo qui la nostra breve rubrica. Vi ringrazio dall'Era Finanza della Banca della Provincia di Macerata, dandovi appuntamento a venerdì prossimo. La Banca della Provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese. La gente.